Ringraziamo per questo racconto. Io da una parte ero commossa, dall'altra parte mi sono sentita trafiggere da una freccia quanto il parroco ha detto non si può fare con il pubblico. Tutto questo si può fare nella comunità, si può fare tra privati, non si può fare con il pubblico. Trafitta, io lavoro con le amministrazioni comunali, sto con le amministrazioni comunali, so quanto le amministrazioni comunali vorrebbero e sarebbero disponibili, quanto sono molto spesso, troppo spesso legate da cavilli, da problemi, ma questa è la strada e la strada è quella di un recupero della città, di un recupero delle nostre bellezze, della nostra storia, anche dei nostri capannoni industriali che non sono così belli, ma nelle nostre città ci sono, ce ne sono tanti e sono testimonianze di una vita vissuta dai nostri cittadini, quanto lo si potrebbe fare con il rapporto, nel rapporto con l'amministrazione comunale, anche con la spinta dell'amministrazione comunale. Entrando nel baratto amministrativo, il secondo tema che affrontiamo oggi, affrontiamo proprio questo tema e lo vediamo così il baratto amministrativo, non tanto la possibilità per i cittadini che non hanno pagato le tasse, i tributi eccetera di pagarle con il lavoro, ma come utilizzare questa norma per ampliare il rapporto con i cittadini, per fare in modo che i cittadini possano organizzarsi per creare luoghi di socialità nelle nostre città e riqualificare e riportare a nuova vita e restituire ai cittadini parte delle nostre città che in questo momento non sono usate. Quindi c'è un parallelismo molto grande con il racconto che abbiamo avuto. Noi ecco, avremmo il desiderio che questo lo si possa fare insieme con le amministrazioni locali. La parola a Paolo Cottino, urbanista dello studio K-City, il quale ci presenta le possibilità che la legge ci dà. Poi interviene guardandole dal punto di vista di Milano, quindi di una grande città, di una città metropolitana, di Milano e dei comuni vicino a Milano. Subito dopo Paolo interverrà il sindaco di Visso. Visso è un comune molto piccolo come numero di abitanti, meno di 2.000 abitanti, sui Monti Sibillini tra l'Umbria e le Marche, e con un grande territorio, una grande estensione di territorio dove si è cercato di attuare, per il momento è stato fatto un regolamento per attuare il baratto amministrativo guardando esplicitamente alla socialità, alle relazioni che questo strumento può suscitare nel paese. Quindi la parola a Paolo, poi successivamente al sindaco di Visso.